Siamo donne e uomini, siamo giovani e meno giovani, precari, strutturati, ricercatori, tecnici, amministrativi, siamo dipendenti, tempi determinati, borsisti, dottorandi, assegnisti, contrattisti, collaboratori. Siamo tutti quelli che in tutti i modi vivono e fanno vivere la ricerca pubblica italiana. Siamo quelli che fanno fatica il più delle volte a spiegare cosa vuol dire fare ricerca scientifica, cosa vuol dire in termini di ricadute sulla vita di tutti i giorni, in termini di passione e di impegno, in termini di difficoltà e di lavoro, in termini di prospettive per il futuro. E siamo quelli che si sentono calpestati nei loro diritti, nelle loro aspettative, nella considerazione e nell'importanza che vengono date al loro lavoro. Il 3 ottobre scorso è stata indetta dai sindacati una riunione qui all'interno dell'area di ricerca di Bologna, alla quale hanno partecipato tutti gli istituti dell'area stessa, facenti parte del CNR e dell'INAF essenzialmente. In questa riunione abbiamo cominciato a vedere i problemi che avrebbe sollevato il nuovo impianto legislativo. E al termine di questa riunione, come proposta da parte di noi precari essenzialmente, c'è stata quella della ricerca calpestata. E da quella data abbiamo cominciato a raccogliere le facce di tutti coloro che volevano partecipare all'iniziativa stessa. Attualmente abbiamo 1800 facce, in modo tale da stampare tutti i volti in rulli lunghi 50 metri. Ogni rullo conterrà 80 fotografie. I rulli verranno accostati uno accanto all'altro e ricopriranno interamente il crescentone. Fondamentalmente l'idea era che l'ambiente della ricerca, i ricercatori precari, non precari, tecnici, si sentivano calpestati in qualche modo nei loro diritti, nelle loro aspettative, nel loro guardare al futuro. E che se apparentemente era tollerabile che venisse calpestato tutto questo, tutto quello che riguarda la ricerca pubblica, probabilmente era difficile pensare però di calpestare una faccia. Allora abbiamo pensato di metterci la faccia per dire: quando calpestate la nostra faccia, in realtà state facendo quello, state avallando quello che sta facendo questo governo in questo momento, cioè sta calpestando i diritti e il futuro della ricerca pubblica italiana. I volti caricati tramite il sito provengono da istituti e università di tutta Italia, da Milano, Torino a Palermo, Catania. In ogni caso, istituti quali l'INGV, ad esempio, hanno già organizzato comitive che arriveranno da Milano e alle 7 di sabato mattina saranno in piazza con noi per allestire tutto. La ricerca calpestata è un'iniziativa partitica. Abbiamo cercato di organizzarla, di portarla avanti senza chiedere aiuto a nessun partito. In una piccola parte del crescentone allestiremo anche dei gazebo all'interno dei quali ogni istituto potrà fare divulgazione sull'attività dell'istituto stesso. Ci sarà un gazebo più grande degli altri all'interno del quale verranno fatte lezioni. Per misurarla si utilizzano queste cose come scale rilevatorie, si dice un po' come quando usano il portaggio. Vedete, questa qui è l'orità. Altra cosa
dal sito, tramite il sito siamo stati contattati e ci è stato richiesto esplicitamente di continuare questa iniziativa anche dopo il 29 novembre, ossia di portarla in altre piazze, in particolare ci hanno proposto Venezia, Milano. Infatti abbiamo stampato le foto in PVC, in modo tale che non sarà assolutamente un problema, anche se sono state calpestate, se pioverà, raccoglierle e portarle in altre piazze. Però infatti ci siamo arrivati, nel senso che abbiamo già più di 1800 facce e quindi riusciremo effettivamente a coprire il Crescentone, che è questa parte rialzata della Piazza Maggiore a Bologna, con le facce dei ricercatori italiani. I problemi del mondo della ricerca non sono di adesso, cioè, chiaramente c'è una situazione di sofferenza che dura da probabilmente 20 anni o più, quindi questo a prescindere dagli innumerevoli governi che sono succeduti in questi 20 anni. È certo che quello che noi abbiamo visto in questo governo è stata un aggravarsi di tutto l'impianto normativo che ne aveva proposto, quindi un togliere anche quei piccoli tasselli che in realtà tenevano in piedi la baracca, che erano stati messi comunque negli ultimi anni, tentativamente messi negli ultimi anni. Ma non ci facevi male, fiscarsi silenzi in un solo sente, ogni piccerito a l'iracura, tuo padre, tua madre. In questo momento c'è tutto un impianto normativo che va a attaccare nello specifico l'anello più debole del sistema della ricerca pubblica, che è quello del precariato, e c'è comunque un generale impianto di dismissione, tentativo di dismissione, in termini di tagli di finanziamenti, in termini di blocco del turnover, in termini di togliere risorse e quindi spazi vitali. Chiaramente questo processo parte dall'anello più debole, quindi parla chiaramente da azioni che sono legate ai precari, però riguarda tutti.